One Stop Shop. Le sostenibilità al centro è il titolo del progetto presentato a Perugia che ha come obiettivo promuovere azioni di comunità per la sostenibilità energetica, urbana, culturale e sociale. L'iniziativa, finanziata dalla Regione Umbria e progettata da Geoinformatica SRL, è realizzata da Lega Ambiente Umbria PS in qualità capofila, in partenariato con altre 10 associazioni del centro storico di Perugia. Le finalità e le azioni del progetto sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa. Il progetto si pone l'obiettivo di attivare azioni di comunità per rendere centri storici e quartieri urbani più inclusivi, sicuri e sostenibili, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, non solo energetica ed ambientale, ma anche sociale e culturale. Tra gli obiettivi principali, quello di contrastare l'emergente povertà energetica delle famiglie attraverso lo sviluppo di un modello di intervento esportabile in altre realtà cittadine, che preveda il coinvolgimento di giovani volontari e cittadini in un programma di informazione ed assistenza gratuita alle famiglie sui temi della riduzione del consumo energetico ed idrico, sui temi della mobilità attiva e sul miglioramento della qualità della vita. Allora, stamattina abbiamo avviato con una conferenza stampa pubblica il progetto One Stop Shop, che vede la collaborazione di tante associazioni di Perugia e dell'Umbria, capofila Lega Ambiente Umbria, ma poi ci sono anche 10 associazioni, tra associazioni di quartiere, associazioni di arte, artigianato, varie, insomma, di tutta la città. E l'idea è quella di portare la sostenibilità al centro, così come recita il titolo del progetto, con degli sportelli informativi, con delle attività, diciamo, di animazione sociale, di informazione sociale rivolte ai cittadini, in particolar modo alle categorie di cittadini che sono più in difficoltà, diciamo, quelle che vengono ritenute ai margini della società, con un approccio inclusivo e accessibile, e parlando di sostenibilità, quindi di risparmio energetico, di risparmio idrico, di mobilità attiva e di tanti altri temi che ci stanno a cuore e che vorremmo condividere tra di noi, con le associazioni e insieme ai cittadini di Perugia e dell'Umbria. È un'iniziativa sicuramente importante, un'iniziativa che mira a far uscire, come dire, dalla chiusura dovuta appunto a questo periodo di pandemia, gli anziani, i pazienti fragili, tutti coloro i quali hanno avuto difficoltà a confrontarsi, chi in particolare, a differenza dei giovani, non riusciva ad usare gli strumenti digitali. Informare sull'attuale situazione legata all'ambiente, legata ai costi dell'energia, legata al risparmio idrico e quant'altro, è fondamentale per il territorio, ma soprattutto per la gestione del futuro. Quindi ringrazio tutte quante le varie associazioni che si sono messe in gioco per andare in aiuto sul territorio, in particolare nei centri storici di questi anziani che hanno bisogno di essere informati, ma che hanno bisogno appunto di confrontarsi con una persona, piuttosto che con un'intelligenza artificiale che di umano ha gran poco.